Buongiorno, eccoci qua con un'intervista a Carlo Baruffi, una chiacchierata. Ciao Carlo, buongiorno. Buongiorno, ciao, ciao Simone, io sono Carlo Baruffi e possiamo cominciare questa intervista oggi che è il 5 maggio Oggi che è il 5 maggio, fantastico. 2021, 200° anniversario, credo, della morte di Napoleone, credo, credo. Allora, io so che tu sei un consulente, sei stato consulente del programma televisivo Albero Azzurro per 6 anni e volevo un po' che iniziassi a raccontarmi un po' Com'è stata questa esperienza? Allora, com'è intanto è stata l'esperienza. un'esperienza legata all'inizio, no, di una trasmissione. Quando si comincia bene, si va avanti bene. Quando si comincia male e si mettono delle toppe, la cosa è un po' diversa, no? Negli anni 90, nei primi anni 90, o meglio alla fine degli anni 80, la RAI decise di fare una trasmissione per bambini molto piccoli e dato che loro non avevano esperienza di comunicazione con bambini piccoli, si rivolsero a una delle università per la quale io collaboravo a suo tempo, che era l'Università di Bologna e il Dipartimento di Scienze dell'Educazione. Io ero un consulente esterno e abbiamo fatto questa, diciamo così, collaborazione per 6 anni, dove la collaborazione non era solo formale, ma è proprio concreta. Ecco, io andavo tutti i lunedì da Bologna a Milano a partecipare alle riunioni di redazione. Quindi faceva insieme agli autori, insieme anche ai responsabili della RAI, la progettazione, si scriveva il testo, o meno le linee del testo, poi il testo veniva scritto a casa, diciamo, dagli autori, e quindi c'era la possibilità per noi, esperti di comunicazione con i bambini, diciamo, esperti anche di educazione, e non solo di educazione, ma di modalità, diciamo, educativa, ed è stata per noi un'esperienza molto bella perché c'era la mia presenza in RAI, ma soprattutto una ricerca fatta nelle scuole, diciamo, dell'Emilia-Romagna e anche oltre, su come i bambini vedevano la televisione, molto semplice. Con queste ricerche abbiamo dato alla RAI degli spunti, agli autori, dei riferimenti e anche ai conduttori per suggerire loro come muoversi, come parlare, come infatti la televisione, diciamo, aveva una modalità un po' troppo televisiva, tra virgolette. L'Albero Azzurro era definito un programma noioso, ma noi eravamo felici di questo perché è un complimento, perché al bambino non bisogna parlare in modo isterico, strillato, gridato, al bambino bisogna parlare in modo calmo, tranquillo, sereno, oserei dire normale. Io ho collaborato per 6 anni con questo gruppo di persone che si, diciamo così, riuniva e elaborava a fine anno una valutazione e poi dava in qualche modo alla RAI questi risultati della ricerca che la RAI poi teneva in considerazione o meno, a noi quello interessava relativamente. Ecco. Tutto qua. E adesso ci tengo a dirlo, grazie appunto a questa collaborazione è nato un nuovo, diciamo, canale YouTube sul quale degli ex spettatori, ex bambini, che sono quattro ragazzi molto bravi, molto attenti, che sono diventati quello che sono per merito dell'Albero Azzurro, molto probabilmente. Ecco. Mi fermo qui, Simone, poi non lo so, dimmi tu. Certo, volevo chiederti, in quanto consulente, come ti sei formato? Qual è stato il tuo percorso di studi? Ma io mi sono formato all'Università di Bologna, ho fatto un percorso, diciamo, delle superiori tecnico e poi ho cambiato radicalmente. Ho fatto non scienze dell'educazione, ma ho fatto un settore, diciamo, che allora era ancora sperimentale, di lettere e filosofia, che era il DAMS, discipline arte, musica e spettacolo. Ma ho avuto la, diciamo così, illuminazione di mettere due esami di pedagogia. Quindi ho due esami di pedagogia che ho sostenuto a scienze dell'educazione, poi ho cominciato a collaborare con Scienze dell'Educazione e parallelamente facevo un'attività con i bambini che mi è piaciuta molto, ho messo insieme due mie passioni che sono i bambini e il cinema. Quindi ho fatto fare, diciamo, film ai bambini di diverso genere, è un lavoro che faccio ancora, mi piace molto, e grazie a questa mia esperienza poi il Dipartimento mi ha
chiamato, diciamo, mi ha in qualche modo. E io ho fatto nella mia carriera, che ormai è di 42 anni di lavoro, complessivamente due attività, una legata alle scuole e una legata all'università. Io lavoro adesso, ho la fortuna di collaborare con due, barra tre università quasi. Una è Bologna, ma in un modo molto, diciamo, leggero oggi, ma in modo prevalente, e l'Università Cattolica di Brescia, alla quale insegno a Scienze dell'Educazione, e alla Libera Università di Bolzano, dove ho insegnato per 21 anni. Ora è un paio d'anni che non ho più dei corsi, perché io non sono un incardinato, un docente incardinato, sono un docente a contratto, che un po' sul mercato è libero e va avanti così. Faccio un mestiere che mi piace, devo dire, e mi piace molto. Ci ho dedicato tanto tempo e credo di avere un pochino di esperienza sul rapporto bambini e immagine in generale, ecco. Questo è quanto, ma soprattutto mi ha insegnato molto l'esperienza nella scuola. Io in questo momento di pandemia ho continuato un progetto che ho fatto in provincia di Bologna su come i bambini possono realizzare delle piccole creazioni filmiche. Fantastico, bello. Magari dopo ci ne parliamo un Sì, attimo. volentieri, volentieri, per Marco. Cosa ne pensi dei vari cambiamenti che ha avuto l'albero azzurro fino ad oggi? Allora, i cambiamenti sono sempre dovuti, diciamo, ecco, perché comunque una trasmissione, soprattutto che si poneva l'obiettivo di fare della ricerca. Io devo dire che i primi anni erano davvero un'occasione, sono stati davvero un'occasione di ricerca per tutti, per la RAI, per gli autori, per noi e per anche i bambini che a casa vedevano, diciamo. E l'albero azzurro ha avuto diverse evoluzioni, però bisogna affermare in modo molto semplice che è la trasmissione che si rivolge ai bambini più longeva, più diciamo adulta. Quest'anno è arrivata addirittura ai 30 anni, e l'anno scorso ha fatto i 30 anni, 30 anni di messa in onda con modalità diverse, diciamo, perché ricordo che questo gruppo di quattro ragazzi, che sono davvero molto bravi, che si sono formati grazie all'esperienza comune dell'albero azzurro da grandi, quindi che non si conoscevano, persone che abitano anche lontano, perché uno è di Torino, uno è di Bari, uno è addirittura adesso lavora in Inghilterra, e un'altra ragazza di Varese, e si sono ritrovati con questa passione comune, grazie ai social ovviamente, e hanno messo insieme questo canale che secondo me sta rendendo molto, perché c'è questa riflessione, ma soprattutto questa risposta alla riflessione di che cosa lasciano, no, le trasmissioni televisive nei bambini, se hanno soprattutto un senso. So che tu segui, sei stato un fan della Melevisione. Io sì, ho delle mie opinioni, diciamo, sulla Melevisione, ma da spettatore, ecco, ho delle opinioni un pochino più fondate sull'albero azzurro. Per rispondere alla tua domanda, le ultime annate non sono le migliori, diciamo, ecco, assolutamente. Ma perché dopo si è perso un po' il controllo, ecco, della situazione. Le persone, anche all'interno di un grande ente come la RAI, poi si spostano, si modificano, fanno delle scelte diverse, e non sempre. Io devo dire che quel periodo, che va dal 96, è stata una felice coincidenza di tante energie molto, ma molto positive, devo dire, proprio. Ok, passando alla domanda successiva, Sì? c'è qualcosa che puoi aggiungere su quello che, sulla tua giornata in Rai, su quello che facevi Ma riguardo io al lavoro? andavo in Rai tutti i lunedì e partivo la mattina da Bologna con un trenino, un espresso molto, 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 diciamo, economico e soft, ma diretto. Arrivavo in Rai alle 10 circa, 9, 3 quarti, 10. In redazione facevamo una riunione che durava 3 ore, grosso modo, dalle 10 all'1, poi una piccola pausa pranzo. In questa riunione, diciamo, gli autori portavano le loro idee, si discutevano le scalette, cioè si discutevano, diciamo, gli avvenimenti, gli accadimenti e le modalità delle singole trasmissioni. Si sceglieva un argomento, uno per giornata, eccetera, eccetera. Poi dopo la pausa e pranzo, che durava più o meno una mezz'oretta nella mensa della RAI oppure al bar, in modo molto, io andavo nello studio dove giravano l'albero azzurro e vedevo come si muovevano, parlavo un po' con la regista, parlavo un po' con i diciamo
gli attori e i realizzatori, ecco, molto, molto semplice, in un modo molto. Poi alla sera tornavo a Bologna. Poi martedì facevo altre cose che riguardavano attività a scuola, eccetera, eccetera. Perfetto, bello, una cosa molto bella, sì. E invece, tu prima hai accennato che io sono fan della Melevisione, ho una pagina sulla Melevisione e sul mondo dell'infanzia, perché adesso l'abbiamo trasformata sul mondo dell'infanzia. Volevo chiederti il tuo parere sulla trasmissione, anche se so che non sei a grande conoscenza. Sì, io lo dichiaro, non voglio esprimere un giudizio, però una battuta era un po' una modalità per lanciare dei cartoni animati, ecco. E questo, diciamo, le pone delle basi che sono strettamente legate alla funzione della televisione, che è quella di commercializzare prodotti o anche filmati. Io credo che il bambino abbia diritto di vedere delle cose diverse da serial animati in televisione, che quando li vede è condannato a vederli e dopo accadono delle cose, secondo me, non positive. Il bambino ha bisogno di incontrare gli altri, ha bisogno di imparare delle questioni semplici da un punto di vista del metodo, da un punto di vista dell'usare le mani, dell'usare l'abbinamento oculomanuale e di avere le sollecitazioni giuste. Ecco. La televisione, io confesso che ho visto poco, non mi ha mai convinto, lo devo dire, complessivamente, altrimenti sarei una persona che la conosce meglio. Ecco, non voglio diventare troppo critico, ma mi sembra un modello standard che non, anche se ha retto molto, perché ha retto 10-11 anni, credo, ma perché poi non c'era altro. Delle volte le cose reggono perché non c'è altro. Se c'è un'altra cosa, i bambini ovviamente fanno una scelta mirata. Non ritengo che ci sia stato nei confronti della Melevisione la stessa attenzione da parte della Rai che ha riservato per l'Albero Azzurro. Ecco, questo è quanto. E per altre trasmissioni fatte nella storia della Rai. Mi sembra un po' una scatola dove mettere dentro diverse cose all'interno di limiti che secondo me non servono al bambino per crescere, detto molto chiaramente. Il bambino ha bisogno di altre cose. Il bambino non deve essere un telespettatore, basta, deve essere una persona che viene stimolata, che viene sollecitata, che viene continuamente, diciamo, attivata dall'adulto. Bene. Sì, io sono d'accordo perché poi io so che è molto difficile parlare ai bambini e quindi anche qua volevo giusto 2 parole sul linguaggio che secondo te bisogna usare con i bambini. Beh, un linguaggio semplice, un linguaggio diretto, poi dipende anche a quale fascia ci stiamo rivolgendo, cioè non a caso la Rai a suo tempo ci disse: noi sappiamo parlare ai bambini un po' più grandi, ma ai bambini piccoli non sappiamo parlare, quindi abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti. Noi siamo stati così scelti, siamo anche contenti, orgogliosi, devo dire, perché io ho cercato di dire agli autori che determinate idee nelle storie potevano essere pericolose per i bambini, ecco, potevano essere, diciamo, non stimolanti, o meglio ancora, potevano essere stimolanti verso la direzione giusta. Poi non è facile fare trasmissione per bambini, è facile fare dei contenitori dove dentro ci butti tutto. Soprattutto delle pubblicità che devono in qualche modo far comunicare i bambini verso i genitori che chiedono quell'oggetto, quella tal cosa o meno. Noi all'interno dell'Albero Azzurro, come emittente Rai, e la Melevisione fatta dalla Rai, ripeto, non abbiamo mai fatto una pubblicità. Quelli erano 25 minuti tranquilli e sereni. Molti genitori ce l'hanno detto perché noi facevamo domande anche ai genitori. Quando il bambino era davanti all'Albero Azzurro, io ero serena, dicevano le mamme, ero tranquillo, dicevano i papà. Perché sapevo che lì non c'era nessuno che gridava, nessuno che strillava, cose che invece accadevano in altre trasmissioni, anche diciamo in diretta e anche della Rai. Ecco, questo è un po' il. Bisogna sapere guardare negli occhi i bambini. Ecco, molti conduttori guardano solo se stessi, è come se si rivolgessero a uno specchio. Invece, con il bambino, le cose che dici possono creare delle illuminazioni oppure delle chiusure
diciamo, delle finestre visive che secondo me a una certa età possono creare non delle reazioni positive. Non so se mi sono spiegato, cerco di essere fine per evitare. Ci sono delle trasmissioni che si dichiarano per bambini, ma non sono per bambini, cioè diciamocelo. E quindi il modello dell'albero azzurro poteva essere anche in qualche modo proseguito, replicato, e aveva una buona. Prima mi chiedevi qual era la differenza. All'inizio durava 26-27 minuti, nell'ultima parte durava 15 minuti, con degli effetti speciali, con delle entrate in scena di personaggi che erano molto, molto poco credibili. Ecco, non so se mi sono spiegato. I bambini invece hanno bisogno di vedere figure forti, di figure nelle quali credere, nelle quali anche identificarsi e nelle quali scommettere per una relazione positiva. Certo, io ritengo che comunque non deve essere facile scrivere un programma per bambini, organizzarlo, fare. Sì, non deve essere facile, però io mi permetto di dire che una delle differenze che non si vede dall'esterno è che i primi autori erano personaggi che facevano spettacoli teatrali per bambini. Gli ultimi erano autori che si ritenevano autori televisivi, con qualche esperienza probabilmente, ma non nel settore dell'infanzia, ecco, non nel settore nel quale si stavano impegnando. Questo è stato uno dei limiti, secondo me. Fra autore che viene dal teatro, c'erano molti personaggi che facevano spettacoli di pupazzi, spettacoli come per esempio il conduttore Claudio Madia dell'Albero Azzurro era un bambino che fa, era un giovane che faceva spettacoli per bambini, adesso li fa ancora, nonostante abbia una certa età, e si vede che si diverte, si vede che gli piace. Invece altri conduttori sono diventati dei conduttori di programmi, volevano entrare in televisione, che è una cosa diversa. Voleva parlare a un bambino e sfruttare il canale di una televisione per bambini per entrare in Rai e rimanerci, sono due obiettivi professionali completamente diversi. Il bambino capisce subito se la sua maestra è una persona che gli sta dicendo delle cose che gli servono, delle cose vere, o sta facendo finta di dire delle cose e quindi lo invita ad un gioco. È una cosa diversa, molto, molto diversa. Poi è chiaro che le scelte vengono fatte in base alle epoche, in base ai periodi, in base alla competizione, eccetera, eccetera. Ok, ti faccio visto che siamo in chiusura, una delle poche domande. Come vivi dal punto di la pandemia dal punto di vista lavorativo? E prima parlavi di un progetto, volevo che mi raccontassi un po' se Sì, puoi. io dunque chiaramente ho avuto anni in cui ho lavorato molto con le scuole. L'anno scorso, diciamo nel 2020, non ho quasi lavorato. Invece nel 2021 un'insegnante con la quale avevo collaborato anni precedenti mi ha chiamato. Siamo riusciti a fare un lavoro che è un piccolo video, diciamo, sui passaggi di stato dell'acqua in modo molto semplice, è un lavoro di carattere scientifico, e i bambini sono stati coinvolti nel progetto, nella realizzazione, e anche che sono apparsi, diciamo, come attori. È chiaro che la pandemia, con le scuole chiuse, con le scuole all'interno di un sistema che le ha sicuramente condizionate, ha ridimensionato, diciamo, l'ingresso degli esterni nella scuola. Però quest'anno io sono riuscito, grazie a questa competenza che un po' penso di avere e che le insegnanti hanno voluto fortemente mantenere, ecco. Poi vedremo in futuro che cosa succederà, non lo sa nessuno. Certo che la scuola io sono vaccinato come docente, quindi posso entrare, ho delle con le dovute attenzioni. È chiaro che lavorare con i bambini con la mascherina in una classe è un rispetto delle regole, bisogna essere molto, molto bravi e bisogna stare molto attenti al distanziamento, perché con i bambini viene, no, da avvicinarsi, non dico toccarsi, ma stare un po' più vicino del normale. Non è più possibile questo, fare quello che si faceva 2 anni fa, e cerchiamo di essere lucidi e sereni, e quindi di poter ritornare non alla condizione di 2 anni fa, ma
un pochino avvicinarsi. Io sono abbastanza ottimista, anche perché i bambini sono stati molto penalizzati da questa situazione, sono stati costretti a stare in casa, costretti alla DAD. Io stesso faccio DAD, faccio dei laboratori in DAD ed è una cosa completamente diversa. I bambini hanno bisogno di incontrarsi, di conoscersi, di litigare, di scherzare, di ridere, di condividere, diciamo, questo inizio della vita che deve essere assolutamente fatto nella socializzazione, nella socialità. Ovviamente rispettando le regole, perché questa pandemia non era assolutamente immaginabile anni fa. Quindi ce la siamo ritrovati e vedremo di andare oltre. Certo, non... vabbè, con l'augurio di che passi tutto presto. Certo. Bisogna essere ottimisti, ragazzi, insomma, se no le cose poi si autolimitano, ecco. Senti, quale mestiere sognavi di fare da piccolo? Guarda, io sinceramente non me lo ricordo perché sono passati molti anni, però sono molto contento del mestiere che ho fatto. Io ci ho tenuto a mantenere questa linea, no, del rapporto bambini-immagine, e forse, diciamo, avrei voluto fare l'astronauta, ecco, però adesso vedo con la questione dell'uomo, pardon, di una macchinetta che l'uomo ha costruito e molto bene è arrivato su Marte, ma da qui ad arrivare su Marte ovviamente passeranno molti ma molti anni. Quindi l'astronauta è un bel mestiere, però io sono felice della scelta che ho fatto, una scelta molto costante, perché io ho mantenuto, io vorrei andare avanti, fra un po' forse andrò in pensione, ma anche in pensione continuerò ad andare nelle scuole perché i bambini hanno bisogno di determinate stimolazioni. Ecco, io lavoro a scienze dell'educazione, ma vado anche nella scuola, quindi un pochino i bambini penso di conoscerli. Ok, un sogno che avevi da bambino e un sogno attuale. Ma il sogno attuale è quello di proseguire in questo modo e di fare delle cose che mi interessano rivolte al mondo animale, te lo dico, perché negli ultimi anni ho fatto delle scoperte molto, molto positive per me e mi era anche venuta voglia, credimi, di iscrivermi a biologia e di prendere una laurea, almeno la triennale, in biologia, perché mi sono reso conto che probabilmente la laurea che avevo preso era già stata sfruttata pienamente. Mi mancavano delle conoscenze e i sogni che avevo da bambino erano forse quelli di fare il calciatore, come poi fanno molti bambini oggi ancora, perché ho giocato a calcio, mi piace, mi è piaciuto molto, però nel corso della vita poi le cose cambiano. Per esempio la pandemia, visto che prima mi chiedevi che cosa mi ha avvicinato molto allo spostamento con la bicicletta. Io ho comprato una bella mountain bike, mi sono proprio impegnato in questo e adesso sto andando in giro perché comunque con la bicicletta ti puoi muovere perché non sei costretto a stare vicino e questa cosa non era un sogno, ma lo sto vivendo come un'esperienza molto positiva. I sogni servono per stabilire degli obiettivi, ecco, diciamo. Certo, comunque, davvero, io ti ringrazio davvero tanto per aver accettato l'invito, anche se è un invito breve. Spero, adesso forse ne organizzeremo ancora altri, adesso vediamo. Sì, io compatibilmente, diciamo, con i miei tempi, con i tempi lavorativi che si stanno in qualche modo riempiendo di nuovo, per fortuna, perché chi ha dei progetti, diciamo, anche a lunga scadenza, vuol dire che ha una idea non, diciamo, legata a tempi brevi, ecco, del proprio lavoro, del proprio intervento. Certo che la mia età, che non è più giovanissima, non mi aiuta, però l'esperienza, devo dire che in ambiti educativi viene spesso valutata e selezionata e scelta. Ecco, quindi io sono fortunato perché devo dire ho lavorato in tanti settori e soprattutto a livello educativo, quello alimentare, quello diciamo legati anche ad altre cose che mi hanno davvero insegnato tanto, perché noi non smettiamo mai di imparare, anche noi adulti, ecco. Bene. Bene, dai.
Ti ringrazio fortemente. Grazie a Appena. te, un saluto a questa pagina, un saluto alla Melevisione, un saluto a te e Simone. Se ci saranno altre occasioni, io sono disponibile con i tempi, ovviamente, che mi Certo. consentono di preparare le cose. Io ho detto un po' quello che pensavo, ecco, in questa intervista. Se vuoi fare cose anche un po' diverse, come accade nell'altro, diciamo, canale YouTube, che è quello, l'albero azzurro della nostra infanzia, io devo dire che la cosa è stata molto ma molto profonda. Ecco, è uscito questo focus al quale io ho collaborato sulla Melevisione in occasione del 30° anniversario. Ecco, io non so se questa cosa accadrà per la Melevisione, non credo dal mio punto di vista, perché comunque rimettere insieme delle energie positive è stato bello. Io ho rivisto dei collaboratori e con i quali avevo stabilito proprio dei rapporti di lavoro che erano, non dico che sono sfociati in rapporti di amicizia, ma ci siamo davvero rivisti molto ma molto volentieri, sia con Claudio sia con Francesca, che erano due conduttori che mi vedevano come un docente, come un professore, come una persona da temere. E invece in queste chiacchierate si sta scoprendo che hanno fatto scelte diverse, delle quali sono assolutamente soddisfatti. Forse se entravano nel mondo televisivo avevano più soldi, probabilmente. Però forse non avevano fatto la scelta migliore. Per esempio, una dei due conduttori, la Francesca Paganini, è andata a fare l'insegnante, fa la maestra, è molto, molto contenta di questa cosa. Certo che è un impegno diverso, ovviamente, però è molto, molto contenta. Ecco, questo è positivo, vedere i bambini in diretta tutti i giorni invece che vederlo, immaginarsi davanti a uno studio televisivo. E questo è un po' quello che devono fare coloro che vengono chiamati per fare, diciamo, i conduttori televisivi. Spesso non hanno una idea di quello che è il bambino, e quindi Claudio e Francesca avevano dei figli, quindi avevano dei riferimenti, e alla sera quando andavano a casa, quindi sapevano a chi rivolgersi durante Certo. la realizzazione della trasmissione. Questo è un aspetto, secondo me, che li ha aiutati molto. Certo. Aggiungo solo che sì, per il ventennio della Melevisione, per il ventennale della Melevisione, avevamo fatto una mostra a Torino, alla RAI, alla sede RAI, a cui ero stato, e sì, c'era stata una mostra, 3 giorni di Quindi, mostra. scusami, la Melevisione è arrivata a 20 anni o 20 anni dall'inizio? Perché dicevo prima che l'Albero Azzurro è arrivata a 30 anni, ma diciamo negli ultimi 5 anni con una modalità molto, molto anomala. È presente su Rai Play, è presente su alcuni canali, diciamo, però di trasmissioni nuove non ne sono state fatte. L'ultima è stata fatta, credo, l'anno scorso in occasione del trentennale. Ecco, è stata una trasmissione un po' strana, un po' anomala, ecco, un po'. Quindi non so, Io ecco, la so che è Melevisione iniziata nel 99 e finita nel 2015, credo. 2015, quindi sono 16 anni, è durata 16 anni la Melevisione. Guarda, io non la conosco perché mi devo anche occupare di altre cose. Non mi sono mai occupato di, in modo continuo, di bambini e media o di media così in generale. Sì, controllerò meglio i dati perché non ho tutti i dati Però ci tengo a dire che l'Albero pregressi. Azzurro, essendo cominciato nel 90, nel maggio del 90, è durato fino al 2020-2021, però nel 90 aveva una presenza tutti i giorni su due canali, e la stessa puntata veniva replicata. Invece negli ultimi anni, diciamo nel 2020 e forse qualche anno prima, c'era qualche puntata, ecco, facevano una puntata alla settimana, mi sembra, poi di 15 minuti, no? Una cosa proprio, secondo me, non utile al bambino. Cioè, io devo avere 20 Certo. minuti, 25 minuti per parlare al bambino, un quarto d'ora è poco, sinceramente è poco, poco. Se poi in questo quarto d'ora io faccio critico un po' le scelte che sono state fatte, che sono state probabilmente delle scelte obbligate, gli ultimi anni dell'Albero Azzurro erano davvero delle sintesi di trasmissioni per bambini, molto, molto, ma molto semplicemente. Faccio l'ultima domanda, obbligate Sì. perché? Obbligate perché ci sono dei tempi di produzione che
hanno bisogno di determinati ritmi che sono gestiti dagli adulti, sono ritmi velocizzati. Invece l'albero azzurro ci metteva un giorno per fare una puntata, e queste puntate, secondo me, oggi sono ancora assolutamente utili per i bambini. Io non mi esprimo sulla televisione, ripeto, ne ho viste 10-12 puntate, non di più, una volta per fare così una riflessione, ma non, mi sembrano era un concatenamento di scene che dovevano lanciare dei cartoni alla fine. Ecco. Noi abbiamo cercato di limitare i filmati, che erano solo un approfondimento, non erano un modo per il cartone animato, era una così modalità comunicativa per far passare i minuti, e lo dico molto, ma molto sinceramente. Non Ok. so, ho risposto a tutto, Simone, dimmi. No, Sì, hai risposto. se mi sono dimenticato qualcosa, posso assolutamente cercare di rimediare. Tanto sono 29 minuti, insomma, c'è ancora. Se vuoi, io sono disponibile anche per altre domande, finché siamo qui in diretta. Se no, possiamo anche salutarci, ringraziare. So che questa è una pagina sulla televisione, ecco, io dovrei rivedere qualche puntata, però secondo me la cosa positiva è il fatto che allora c'era una situazione televisiva molto diversa, cioè c'erano 8-10 canali, forse non di più, negli anni 90. Adesso ce ne sono Certo. 1.500 di canali. È una situazione terribile da un certo punto di vista, veramente terribile. Ecco, quindi Ma c'è poca scelta. Dettato dal fatto che ce n'è troppa alla fine, quando tu hai troppe cose, non scegli. Quando ne hai tre davanti e devi sceglierne una, ci pensi molto prima di individuare quale vuoi scegliere e quali altre due vuoi escludere. Quando hai mille cose davanti, alla fine prendi perché ti costringono a prendere, ti costringono a vedere, ti costringono a scegliere. È un po' diverso. Oggi mi permetto di dire che c'è YouTube. Oggi noi siamo su YouTube e come noi c'è chiunque su YouTube, quindi c'è qualsiasi puntata, Sì, qualsiasi cosa. però per dirti è un vantaggio e uno svantaggio allo stesso modo, cioè quando non ci saremo più noi ci saranno solo le cose scritte sulla televisione di un tempo, che era una televisione molto limitata per certi aspetti, però più libera per altri, ecco. Oggi c'è YouTube. È vero, però ci sono anche altri canali in concorrenza con YouTube, cioè non c'è solo YouTube. Su YouTube ci sono delle cose buone e delle cose non buone, ecco, voglio essere molto molto sereno, molto molto sincero. Io so che le trasmissioni, le interviste o le riflessioni che abbiamo registrato con i quattro ragazzi dell'Albero Azzurro, dell'Albero Azzurro della nostra infanzia, sono viste per diversi minuti, che è una cosa molto molto importante, molto significativa questa. Ecco, non c'è la presenza, perché probabilmente la sera, quando la facciamo, che in genere è il mercoledì sera, e non ci sono tante presenze, però noi non vogliamo migliaia di persone, noi non vogliamo poche persone che in qualche modo sono coinvolte, sono e intervengono e fanno delle cose assolutamente mirate. E ricordo che tutto è puntato un po' sul ricordo dell'esperienza fatta all'interno dell'alberatura. Ecco, io ripeto, sulla televisione non ho fondamenti scientifici, diciamo, per criticare o apprezzare. Ecco, se non mi ha coinvolto, devo dire che proprio non ci ho visto degli elementi che potevano essermi utili. Non so se mi sono spiegato. Certo, perfetto. Ti ringrazio tanto. Appena ci sarà modo, ne rifaremo un'altra. Grazie a te Simone, auguri alla tua attività, auguri alla tua pagina e poi se ci sono altre occasioni io sono assolutamente disponibile con i canali che conosci. Ciao a te, Mille. ciao a chi ci ascolterà e a risentirci in un'altra occasione. A Ciao. risentirci, grazie mille, ciao.